crollo dell'abitazione disabitata di Via Castello il giorno dopo. Il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, ha effettuato stamani un sopralluogo per constatare l'entità dei danni. Alla visita ispettiva hanno preso parte il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, Sebastiano Leonardi, il presidente del consiglio comunale, Massimo Alparone, oltre al responsabile della protezione civile, Massimo Sciuto. Gli uffici hanno individuato il proprietario dell'immobile, al quale è stata prodotta una diffida a intervenire per la messa in sicurezza. Nel caso che non dovesse intervenire nei tempi stabiliti, il comune procederà a suo danno, ovvero si sostituirà alle spese che poi dovrà corrispondere il privato. Ho voluto rendermi conto personalmente dell'accaduto, esattamente come è avvenuto nei mesi scorsi per il crollo di un edificio in Mia Lesina, come è avvenuto qualche settimana fa alla circonvallazione, al quartiere dei Miracoli, con prontezza, con immediatezza, per ovviamente stimolare e sollecitare tutti gli interventi possibili e immediati di messa in sicurezza anche da parte del Comune. Quando gli edifici sono di proprietà privata, la procedura prevede che debbano essere diffidati e se entro pochi giorni la messa in sicurezza non avviene, provvederà il Comune in danno rivalendosi sui privati. Il secondo aspetto emerso riguarda la predisposizione di un regolamento dell'amministrazione comunale che, nella sintesi, offre ai privati proprietari degli immobili che intendessero disfarsene di venderli a prezzi simbolici. Il regolamento che prevederà la possibilità di acquisire edifici di privati a prezzo simbolico è già in fase di redazione da parte dei nostri uffici e presto la Giunta lo adotterà per poi inviarlo al Consiglio Comunale per la sua approvazione. Alla futura amministrazione comunale spetterà il compito ormai improcrastinabile di affrontare concretamente le prospettive di valorizzazione del patrimonio edilizio privato nel centro storico. Negli anni in realtà sono emerse, oltre lo spopolamento, solo teorie, ma di concreto nulla. Bisognerebbe riprendere e aggiornare, così come suggerito giorni fa dalla soprintendente Aprile, un progetto della Giunta che dal 79 all'89 resse la città. A quei tempi l'ex assessore Giovanni Falcone fece redigere un piano quadro e i piani di recupero, grazie quali, essendo l'unica città in Sicilia ad avere all'epoca tutta la strumentazione urbanistica esecutiva, Caltagirone ricevette un finanziamento di 26 miliardi di lire che confluirono poi allo IACP, Istituto Autonomo Case Popolari di Catania.